questa edizione del D-News. Arrestato dai carabinieri Santo Laudani, appartenente all'omonimo clan, latitante dal novembre scorso. Entro 45 giorni il Parlamento siciliano faccia una legge chiara sulle province, oppure si diano agli enti ora commissariati maggiori competenze in virtù di un risparmio notevole per le tasche dei cittadini, lo dichiara Nello Musumeci, che ha incontrato i dipendenti delle province dell'isola. Che anno sarà il 2014 per le numerose vertenze aperte in provincia di Catania e che coinvolgono migliaia di lavoratori? Abbiamo sentito il parere di Gaetano Agliozio della FP-CGL. Il SIAP, sindacato di polizia, ha incontrato il prefetto per esporre le problematiche del settore. Turismo natalizio, il bilancio delle festività che stanno per concludersi con Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Catania. Al via oggi saldi ufficiali anche in Sicilia, la situazione nella provincia etnea tra alti e bassi, voglia di concedersi qualche regalo ma pochi soldi da spendere. Un itinerario fra i presepi della provincia di Catania, alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni. L'Assessorato regionale al turismo e le Proloco intendono valorizzare il patrimonio artistico e culturale presente in ogni località, attraverso una mostra di originali presepi che segnano la diversità e la specificità di ogni comunità. Un grande percorso da seguire passo dopo passo, che porterà a scoprire un mondo ricco di sorprese. Ingredienti freschi, semplici e genuini, che lavorati da mani esperte regalano preparazioni ricche di gusto. La genuinità delle materie prime miscelate secondo le antiche regole della lavorazione artigianale. Caffè Mouette, assaporare un sogno, questo è ciò che intendiamo per pasticceria. Caffè Mouette è anche servizio catering. Per ordinazioni rivolgersi al 342 6670 807. Caffè Mouette, via Re Martino 92, Catania. Mondo ragazzi, il mondo dei più piccoli. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Armani, Aston Martin, Burberry, Guess, Armoin Blaine, Hogan, Hugo Boss, Levi's, Lujo, Mona Lisa, Moschino, Nanan, Patrizia Pepe, Superga, Timberland, Tots, USA Polo e tanto altro. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania in via Pola 19 e ad Agrigento in via Atenea 22. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Nel corso della nottata odierna, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania, a seguito di un'incessante attività info-investigativa, hanno localizzato e arrestato a tre mestieri etneo Santo Orazio Laudani, 23enne di San Giovanni La Punta, elemento di spicco dell'omonima consorteria mafiosa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione, rapina e lesioni aggravate in concorso. Il giovane era sfuggito all'operazione di servizio dell'arma del 22 novembre scorso, nel corso della quale era stata eseguita un'analoga ordinanza nei confronti di altri 10 appartenenti al clan Laudani. L'attività di indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia è scaturita dalle denunce presentate da alcune vittime di estorsione, le quali, stanche delle continue violenze e vessazioni, si erano rivolte alle istituzioni. L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Bicocca a disposizione dell'autorità giudiziaria.
I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato Michele Balsamo, 48 anni, Francesco Sapuppo, 68 anni e Sebastiano Sicali, 20 anni, tutti del luogo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel popolare quartiere San Cristoforo, hanno notato tre persone in via Cordai che cedevano degli involucri a clienti occasionali. Immediatamente bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2 grammi e della somma in contanti, in banconote di piccolo taglio, di 275 euro, ritenuta parziale provento dell'attività di spaccio che è stata sottoposta a sequestro. Nella circostanza sono stati identificati 2 giovani acquirenti che sono stati segnalati alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati condotti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con giudizio direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria. Una delegazione di rappresentanze sindacali dei dipendenti provinciali di Catania ha incontrato l'ex presidente Nello Musumeci, deputato regionale, da sempre contrario all'abolizione delle province annunciata dal governo Crocetta. La Confederazione Nazionale Lavoratori, la UIL Funzione Pubblica, l'Unione Sindacale di Base e il Comitato Spontaneo Etneo hanno voluto rappresentare a Musumeci il disagio della categoria in tutte e 9 le province dell'isola e il loro disappunto di fronte al messaggio che si vuol far passare della provincia come ente inutile. Il parlamentare ha raccolto le loro richieste dense di apprensione e preoccupazione per il futuro lavorativo dei lavoratori, che peraltro hanno proclamato lo stato di agitazione, poiché, dicono, la paventata soppressione dell'ente non ha tenuto conto di oltre 7.000 dipendenti in tutta la Sicilia che non hanno idea di quale sarà la loro sorte occupazionale in caso di esuberi e se verrà o meno considerata e valorizzata la professionalità che ognuno di loro ha acquisito negli anni e nel proprio ruolo. Musumeci nell'occasione ha voluto rassicurarli. Io ho fornito rassicurazione circa l'impegno da parte mia e dell'opposizione di centrodestra all'Assemblea regionale, non soltanto per impedire questa decapitazione delle province, perché la provincia è insostituibile e bisogna semmai renderla ancora più utile al territorio. Perché se dovessero sopprimere le province i costi si moltiplicherebbero, si triplicherebbero, il che sarebbe davvero un danno per le tasche dei cittadini. E poi, per quanto riguarda i dipendenti, naturalmente noi lavoreremo perché venga mantenuto il trattamento economico e normativo, perché il contratto dei dipendenti non può essere assolutamente messo in discussione e soprattutto i dipendenti provinciali non possono essere considerati come dipendenti pubblici di serie B. Intanto il presidente Crocetta ha nominato i commissari delle province, a Catania il prefetto Romano, ma una nomina che si protrarrà fino a metà febbraio. Eh sì, perché quando l'altro giorno il Parlamento ha votato a maggioranza l'emendamento mio, del collega Ioppolo e del mio gruppo, ha dovuto prendere atto che ormai questa logica dei commissari, della proroga infinita dei commissari, non funziona più. Sulla provincia bisogna decidere, perché il territorio ha bisogno di enti che sappiano programmare, gestire e governare il territorio. Quindi entro 45 giorni o il Parlamento siciliano fa la legge che dovrebbe sostituire le province, o altrimenti le province verranno potenziate con nuove funzioni come abbiamo chiesto noi: motorizzazione, commercio, turismo, ato rifiuti, ato acqua, edilizia popolare. Sciogliamo tutti questi enti che spesso sono inutili e certamente spreconi. Affidiamo i compiti alla provincia e si risparmierebbero decine di milioni di euro in Sicilia. Le aspettative per questo anno appena entrato, ovviamente oltre alla salute e il lavoro. Ecco, colleghi, volevo un attimo fare il punto sulle vertenze dei lavoratori qui in provincia. Ma la situazione è drammatica per quanto riguarda soprattutto il mondo del privato. Noi siamo impegnati a tutto campo e da un anno, da quando è venuta fuori un po' quelli che sono gli aspetti legati un po' al ritardo del pagamento degli stipendi, a molte aziende in crisi e soprattutto
la carenza di risorse per quanto riguarda le amministrazioni locali, dove orbita tutto il mondo dell'indotto, del precariato e delle cooperative sociali, noi siamo molto attenti e vicini un po' a queste situazioni. Stiamo cercando un po' di salvaguardare quelle che sono le aspettative dei lavoratori, soprattutto il mantenimento del posto di lavoro. Però se il governo e la regione non mettono in campo una serie di provvedimenti legati alla stabilizzazione di questi lavoratori e il governo nazionale non manda più risorse alle amministrazioni locali, noi corriamo il rischio di arrivare al collasso, anche perché tutto il mondo del sociale, tutto il mondo dell'assistenzialismo corre il rischio veramente di non garantire più i servizi agli anziani, agli asili nido. Quindi una situazione drammatica che stiamo cercando un po' di affrontare assieme alle amministrazioni, proprio perché riteniamo fondamentale che le aspettative delle persone più deboli devono essere salvaguardate. A proposito di garantire proprio il posto di lavoro, il 31 dicembre è già trascorso e oramai i 7 lavoratori catanesi della ex Coim posti in mobilità in deroga presso l'ex consorzio ASI di Catania rischiano di perdere per sempre il loro posto di lavoro, e quindi voi anche qui è una lotta continua. Sì, questa è un'altra vicenda veramente drammatica di questi lavoratori che da quasi 5 anni svolgono un servizio attivo all'interno dell'ASI di Catania, adesso IRSAP, con ruoli importanti anche di livello tecnico, e questi il 31 dicembre già sono fuori. Loro da più di 2 settimane stanno occupando in maniera pacifica l'IRSAP in attesa che la regione faccia un provvedimento che permetta un po' la proroga di questi lavoratori, inserendo nel bacino del precariato anche queste unità. Però a tutt'oggi non abbiamo avuto nessun riscontro, questi lavoratori praticamente sono a casa dal 31 dicembre, noi auspichiamo, per questo abbiamo fatto ieri una lettera al Presidente della Regione, al Presidente della seconda commissione a Palermo, affinché si facciano carico di questa situazione che ormai è diventata drammatica, quasi corre il rischio di mandare a casa 7 lavoratori con tutti i danni alle famiglie. Nei giorni scorsi il SIAP, il Sindacato Italiano di Polizia, ha incontrato il prefetto di Catania per esporre i tanti dubbi che si sono attanagliati nel corso degli anni e le incertezze, soprattutto le problematiche che vivete quotidianamente. Se da un lato il prefetto vi ha ascoltato, forse è poco quello che può fare. Il vostro nemico numero uno è la spending review in questo momento. Sì, noi abbiamo incontrato il prefetto, che è stato gentilissimo ad ascoltarci come categoria di lavoratori. Abbiamo illustrato le difficoltà che ci sono nella provincia di Catania per quanto riguarda la strutturazione. D'altronde richiamata da poco dal questore anche in un suo intervento, è un fatto ormai certo che la strutturazione della polizia non fa altro che creare una disfunzione sia a livello economico che a livello di uomini. E il prefetto, ascoltando tutto quello che noi abbiamo detto, ha preso atto della situazione e cercherà in qualche maniera di risolvere alcuni di questi problemi, ma sicuramente non sono a carico né dell'amministrazione pubblica né della prefettura. Effettivamente la spending review come legge ha portato uno strascico di norme che impediscono alla pubblica amministrazione in questo momento di fatto di poter strutturare degli uffici nuovi. Basti pensare che per ogni operatore, non di polizia, ma ogni operatore pubblico deve avere uno spazio complessivo di 25 metri quadrati, significa dire che 4 operatori devono stare in uno spazio di 100 metri quadrati, quindi è impossibile fare una nuova strutturazione. Di contro la contraddittorietà italiana porta il fatto che tutte le strutture della nostra Italia sono strutture molto vecchie, fatte anteprima del 40, del 45. A questo si aggiungono tante altre fattispecie di economia che viene in qualche modo sbriciolata e che quindi non c'è poi una regia all'interno della pubblica amministrazione che sia capace di strutturare un progetto. Tutto viene dato in mano, in questo caso, ai questori, che naturalmente sono operatori tecnici di polizia e non sono degli ingegneri. A proposito di difficoltà, a che punto è il trasferimento del commissariato di polizia di Librino a Villa Nitta? Se ne parla da tanto tempo, anche noi qui proprio ne abbiamo parlato addirittura un anno fa. Cosa succede? Succede quello che succede in Italia, troppa burocrazia, troppe impastoie,
troppe necessità e emergenze. Noi qui a Catania viviamo ancora con l'emergenza. Avevamo l'emergenza di trasferire un immobile che è quello della PAS a un altro sito, quindi una persona può fare una cosa sola, ne può fare due. Come le dicevo prima, questo non è un ingegnere, una cosa alla volta può fare. D'altra parte Villanitta, con i suoi 600 metri quadrati, nel caso in cui dovremmo andarla ad acquisire, andrebbe a scontrarsi con quella legge che le ho detto io. Quindi significa dire che là noi su 600 metri quadrati dobbiamo fare il calcolo al contrario. In 600 metri quadrati quanti poliziotti posso mettere? E allora forse magari ci riusciremo, ma ci vuole buona volontà soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. Insomma, come si apre questo nuovo anno per il vostro settore? Negativo al massimo, perché abbiamo avuto una ristrettezza di personale, abbiamo avuto una ristrettezza economica, adesso stanno pagando gli straordinari 2012. Devo dire una cosa che ci tengo a dirla: i poliziotti catanesi l'anno scorso, con i numeri che ha dato il questore, hanno fatto eccezionali lavori, a danno proprio. O l'amministrazione Bianco non conosce il significato del termine gratuito o è convinta che i catanesi siano degli sprovveduti. Nessun'altra spiegazione può esistere innanzi alla menzogna del concerto di Capodanno, spacciato per gratuito per le casse del comune, mentre invece scopriamo, e siamo solo al 2 gennaio, chissà cosa scopriremo da qui a un mese, che ai cittadini è già costato ben 12.000 euro di solo pubblicità. Lo denunciano i consiglieri comunali di Forza Italia, Area Centrodestra e Grande Catania, carte alla mano. In data 30 dicembre il direttore generale del comune di Catania, Massimo Rosso, con il provvedimento numero 413465 ha firmato una determina relativa al piano promozionale delle manifestazioni relative al concerto di Capodanno del 31 dicembre, impegnando circa 12.000 euro sui fondi al capitolo 101 del bilancio 2013. Non entriamo nel merito della manifestazione in quanto è una scelta politica. Bregovic può piacere o meno, ma è importante che le cose vengano fatte con trasparenza. Lo abbiamo detto sin dall'inizio che questo Capodanno e questa manifestazione a noi di trasparente, secondo noi, aveva ben poco, e piano piano lo stanno dimostrando loro stessi, i stessi amministratori di questa città, che per due settimane hanno millantato che questo Capodanno era a costo zero per i contribuenti, e invece non è così. Già 12.000 euro sono usciti per finanziare la pubblicità. Tra l'altro vorremmo capire secondo quale criterio hanno scelto le emittenti o i giornali su cui fare pubblicità, secondo quale selezione, perché dicono di aver fatto una selezione, ci parrebbe quantomeno il minimo che loro consegnassero alla città i preventivi che sono arrivati da tutte le emittenti. Ma detto questo, ci riteniamo che per far sì che un'operazione sia assolutamente trasparente ci vogliono le gare d'appalto. Voi chiedete a gran voce le dimissioni dell'assessore Licandro? Ma noi le abbiamo chieste non per attaccare la persona. È chiaro che l'assessore Licandro si trova in una situazione di emergenza, cioè noi lo possiamo pure capire che la tempistica è breve, bisogna fare a che fare con i tempi della burocrazia che spesso sono interminabili, ma questo non giustifica il fatto di non dare trasparenza a degli atti. Noi siamo convinti che lui sia una brava persona, lo vogliamo ribadire, lo abbiamo ribadito più volte, ma qua non abbiamo bisogno di brave persone, ma noi abbiamo bisogno di brave persone, ma che siano principalmente dei bravi amministratori, ricordando pure che questa manifestazione che dicono che sia sponsorizzata da privati, bene, così non è, perché il costo del cachet di circa, credo, 80.000 euro, 60.000 euro più IVA del Bregovic viene pagato dalle partecipate del comune di Catania, quindi sono enti pubblici, soldi pubblici, quindi vorremmo capire questi sponsor privati a cosa sono serviti. L'assessore Saperi alla bellezza ha condiviso Orazio Licandro commentando le accuse dell'opposizione di centrodestra al Consiglio Comunale sulla promozione del concerto, ha detto che si tratta dell'ennesima tempesta in un bicchiere d'acqua contro un evento che è stato un vero successo. Comprendiamo, dice, che dietro possa esserci una difficoltà a comprendere meccanismi amministrativi, ma anche a un profano risulta di tutta evidenza come una cosa sia un concerto, che ribadiamo alla città non è costato un euro perché è realizzato grazie agli sponsor, una cosa la sua promozione. Dobbiamo distinguere il concerto materialmente da quella che è la promozione del concerto, cioè sostanzialmente lui dice noi possiamo fare la promozione e spendere soldi per la promozione, ma il concerto è a costo zero perché poi l'organizzazione del concerto realmente non usciamo soldi del comune. Abbiamo dimostrato che così non è, che le partecipate mettono i soldi, abbiamo dimostrato che
con una delibera, quindi carta alle mani, che 12.000 euro di soldi comunali presi dal capitolo 101 del bilancio del Comune di Catania vengono utilizzati per fare pubblicità a una manifestazione organizzata da un privato. Quindi è anche un controsenso. Se la manifestazione è sponsorizzata da privati, allora spiegatemi perché il Comune deve pubblicizzare un'attività fatta da un privato. Anche questo non si può fare. Sono un po' confusi, secondo me. Ecco perché chiediamo le dimissioni anche dell'assessore Ligandro, perché sono in uno stato confusionale e lo hanno dimostrato dal tondo Gioieni, ora con queste manifestazioni, che stranamente sono anche in questo caso, dico, non vogliamo fare polemiche in tal senso, sono legate da una strana vicenda. Il tondo Gioieni viene realizzato da un'azienda che si chiama Tosa, che è lo stesso proprietario di una televisione che si chiama Rai TV, che è finanziata con questi 12.000 euro. Dico, sono chiaramente coincidenze strane, però dico, la trasparenza impone che certe cose forse è meglio evitarle, o comunque buon gusto e buon costume impongono che certe cose comunque non vengano fatte. Le bellezze paesaggistiche nostre siciliane, non siamo qui a scoprirlo, ma molte volte non siamo forse pronti per accogliere tutti questi turisti. Ecco, dal suo punto di vista, l'offerta, a che punto è la nostra offerta? L'offerta è a volte sovrabbondante, si sono fatte delle scelte nel passato che spesso si sono rivelate assolutamente infelici, cioè si sono fatte delle vere cattedrali nel deserto. Quindi l'offerta, io parlo di quella alberghiera, ma posso dire lo stesso per quella extra alberghiera, in Sicilia in generale è molto ampia ed eterogenea, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Spesso io dico che ci sono anche dei posti letto sbagliati, cioè il fatto che in Sicilia ci sia solo il 28% di riempimento delle camere, che è un dato drammatico, deve far pensare e riflettere. Certamente vuol dire che c'è troppa offerta, forse c'è anche un'offerta sbagliata, quindi probabilmente va rivista qualcosa e forse finalmente i fondi comunitari, che troppo spesso sono stati fatti e utilizzati per fare speculazioni edilizie, dovrebbero essere un attimino rivisti per il futuro prossimo. Si dice sempre che la Sicilia potrebbe vivere di turismo, però c'è poi qualche cosa nell'ingranaggio che non funziona. Che cosa? La Sicilia ha vissuto sostanzialmente di turismo in maniera stagnante, prova ne siano il fatto che le presenze negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, sostanzialmente non riescono affatto a decollare. E il fatto è legato esclusivamente all'impegno esclusivamente dei privati. Da parte del pubblico non c'è stato alcun impegno, salvo quello, ripeto, di utilizzare e mettere a disposizione, spesso anche male, fondi comunitari, perché non si è mai fatta una programmazione. Programmazione continua a latitare, e se non si cammina su un binario parallelo, quindi da una parte i privati con i propri investimenti e dall'altro il pubblico, che deve comunque accompagnare l'investimento garantendo quella che è la promozione del territorio, cioè il famoso marketing territoriale, non si è mai fatto della Sicilia un prodotto veramente turistico. Soprattutto a noi manca una cosa fondamentale per fare turismo: le infrastrutture. Facciamo un bilancio dell'anno appena trascorso, in prospettiva anche di questo futuro. Il bilancio è un bilancio purtroppo ancora una volta negativo. Negativo perché, al di là di quelle che sono le cose su cui sempre amano dialogare il pubblico piuttosto che la politica in senso lato, cioè le presenze magari possono essere uguali, stagnanti, insomma leggermente superiori, ma il punto è un altro, ed è il calo drammatico di quelli che sono stati i fatturati delle imprese ricettive. I fatturati sono calati per un semplice motivo, cioè di fronte alla crisi l'impresa sempre adotta la prima leva come leva del prezzo a ribasso. Una leva del prezzo a ribasso fa sì che comunque sia i servizi vadano depauperati, e chiaramente dover abbassare i prezzi significa dover abbassare i costi. I costi sono fatti dalle persone, e quindi nel nostro comparto c'è stata e c'è tuttora in corso una vera e propria macelleria sociale. Si sono perse un sacco di opportunità di lavoro e moltissimi posti di lavoro si sono persi, ma migliaia di posti di lavoro. Questo pare non interessare a nessuno, specie al governo regionale, che nel nostro settore non fa assolutamente nulla e anzi quel che fa lo fa male, creando anche danni. Sull'apertura dei musei la Regione per fortuna ha fatto un passo indietro, infatti tutti i musei rimarranno aperti il giorno dell'Epifania. Era una vera e propria follia immaginare, insomma, di chiudere quelli che erano i musei piuttosto che i siti, i parchi. Ed è, a proposito dell'improvvisazione di cui dicevo, proprio questo governo non fa nulla, addirittura quello che fa lo fa in maniera molto confusa, insomma confusionaria e male. Noi abbiamo, ci siamo illusi che questo governo, così come detto, potesse avere, dico al pari degli altri per chiarezza, quindi non è una posizione politica ma oggettiva, potesse mettere al centro della propria agenda sul serio le tematiche riguardanti anche il turismo, ma non è né al centro dell'agenda né all'inizio né alla fine. Dico proprio, il tema turismo non esiste. Noi ci auguriamo che si possa prendere coscienza di questa cosa e che si voglia invertire la tendenza. Certamente ad oggi, ripeto, e senza dichiarazioni di tipo politico ma oggettive, ci piacerebbe sentirci dire che sbagliamo. Naturalmente, insomma, abbiamo la presunzione di credere, di dire il vero, non c'è nessuna attenzione nei confronti del nostro comparto.
Al via oggi i saldi, anche se è stato un avvio sempre più anticipato per i saldi della crisi. Le vendite di fine stagione sono iniziate, ma da oggi a Catania gli sconti, novità rispetto al passato, appariranno anche sulle vetrine. Da nord a sud, nei grandi come nei piccoli centri, le vendite scontate hanno sostanzialmente preso il via prima della data ufficiale. Da ormai 3 anni si tende ad anticipare i tempi, sia d'estate che d'inverno. Quest'anno l'anticipo è stato generalizzato con sconti che partono già dal 30-50%. Come sta affrontando questa giornata dei saldi? Come la vede dal suo punto di vista? La sto affrontando in estrema economia, perché il punto di vista è proprio nero. Però bisogna aspettare i saldi, dico, le convenienze ce ne sono? Ci sono i saldi, ci sono le convenienze, speriamo di avere più denaro. Abbiamo aspettato i saldi oggi per comprare qualcosa? Sì. Abbiamo aspettato i saldi perché si risparmia, sono convenienti e c'è abbastanza scelta. Ancora si trovano più o meno tutte le taglie. Io ho comprato una borsa con gli sconti e un maglioncino. Tutto. Quindi questi saldi funzionano ancora? Sì, insomma del 30% l'ho preso. Quindi è un consiglio ovviamente di aspettare queste giornate per magari trovare delle belle occasioni. Sì, infatti per quanto riguarda la borsa l'avevo vista prima di Natale e l'ho ritrovata fortunatamente. Sono veri questi saldi? Sai, molte volte magari i commercianti ci giocano su questo. Ma su alcuni prodotti sono sicuramente veri, altri facendo il confronto tra il prezzo di una settimana fa e il prezzo in saldo la differenza è molto relativa. Diciamo che non ho la conoscenza per poter entrare nei meriti di tutta l'economia che ci può stare dietro. Certo, sono delle strategie di vendita che senz'altro portano i loro fini, quindi... È già partita anche la guerra delle cifre, quanto si spenderà? Per l'associazione dei consumatori il budget a disposizione delle famiglie è diminuito del 15% rispetto all'anno scorso. Secondo i calcoli dell'ADOC, una famiglia spenderà mediamente 130 euro per i saldi invernali, mentre secondo Confesercenti la spesa a famiglia sarà mediamente di 250 euro. Lei ha deciso un budget da spendere aspettando i saldi? No, a dire la verità non ho programmato e non ho stabilito nessun budget. Più che altro non avevo particolari esigenze, quindi se trovo qualcosa di preciso che mi piace l'acquisto, diversamente lascio stare.